Buonasera e bentornati alla rubrica Il rischio di pensare, dedicata agli studi del biologo inglese Rupert Sheldrake. Oggi parliamo della sensazione di essere osservati, che molte persone riferiscono di aver provato. Poi nel voltarsi si rendono conto che c'era qualcuno che effettivamente li stava fissando. È un fenomeno che risale a parecchio tempo fa, non è una cosa nuova. Ai piloti della Royal Air Force durante la Seconda Guerra Mondiale si consigliava di non fissare a lungo i piloti nemici prima di tentare di abbatterli, perché questo li avrebbe messi sull'allerta. E similmente gli addetti alla sorveglianza riportano il fatto che certe persone risultano particolarmente consapevoli, ovviamente lo sono maggiormente quelle che hanno qualcosa da nascondere, sono consapevoli dell'essere osservate e quindi anche loro si attengono alla stessa prescrizione, cercando di non fissare a lungo coloro che stanno osservando. È una cosa che oltretutto non riguarda soltanto gli esseri umani, ma anche gli animali. Fotografi naturalistici e cacciatori sono concordi nel ritenere che un animale fissato troppo a lungo diventa consapevole dell'essere stato fissato. Può sembrare una cosa che mal si accorda con la scienza moderna, o addirittura che sia in contrasto con la scienza. In realtà ci sarebbe una base evoluzionistica molto solida per questo, perché ovviamente un animale che sappia di essere fissato può fuggire meglio e prima da un predatore. Quindi non si tratta di qualcosa che non di completamente alieno o addirittura di sovrannaturale. Ancora una volta saremo in presenza di qualcosa di naturale che si associa a ciò che conosciamo a partire dall'evoluzione. Come può essere spiegata questa sensazione di essere osservati? Se la nostra mente è confinata al cervello, come ritiene il materialismo scientifico, allora non c'è nessun modo di spiegare questa specie di influsso che da una mente viaggia verso un'altra mente. Esiste però un'altra possibilità, che è quella di considerare che la mente non sia contratta e quindi confinata nel cervello, all'interno della scatola cranica, ma che si estenda fino a toccare le cose che guarda. Si tratterebbe della teoria della mente estesa che Sheldrake ha sviluppato contro quella appunto della mente contratta, di cui ci occuperemo in un'altra puntata. Ora esistono tre obiezioni contro questa sensazione di essere osservati. La prima è quella che riguarda la superstizione. Si ritiene che si tratti di qualcosa che non è degno delle persone istruite. E generalmente questa obiezione basta alla maggior parte delle persone per cessare qualunque discussione, perché nessuno piace essere ritenuto uno stupido. Poi c'è un'altra obiezione che si basa sull'idea che la sensazione di essere osservati dipenda da movimenti nel campo periferico o da suoni o da qualche altra cosa percepita a livello subliminale. Un'ultima obiezione sostiene invece che si tratti di una impressione fondamentalmente sbagliata dovuta al caso e alla memoria selettiva, cioè al fatto che si tende a ricordare soltanto alcuni dei fenomeni che accadono e non tutti. Quindi noi ricordiamo più facilmente le volte in cui voltandoci abbiamo visto che una persona ci stava davvero osservando e non ricordiamo tutte le volte nelle quali invece voltandoci non abbiamo visto nessuno osservarci. Ora, tutte queste cose sono anche molto suggestive e possono anche essere interessanti, tuttavia prove a sostegno di queste tre ipotesi sono praticamente assenti, ce ne sono molto poche. Invece, secondo Sheldrake, ci sono molte prove a sostegno dell'idea che la sensazione di essere osservati sia un fenomeno reale, e i suoi dati sono riassunti e sono pubblicati sul sito www.sheldrake.org. Nella prossima puntata ci occuperemo della differenza tra fenomeni naturali e sovrannaturali e cercheremo di capire a quale ambito appartengano le cose di cui stiamo parlando, telepatia, precognizione e appunto la sensazione di essere osservati.